Le regole della sostenibilità ed il valore delle imprese del territorio. Era questo il titolo della tavola rotonda in programma a Città di Castello, nella sala consiliare, che ha chiuso gli eventi del Festival dei Cammini di Francesco. E uno dei temi che sta caratterizzando, infatti, l'economia non solo italiana, è proprio quella della sostenibilità. Affrontare un tema che da oltre un anno ci vede molto impegnati perché tanti sono stati gli incontri sulla sostenibilità che abbiamo portato avanti. Eravamo giusto un anno fa, il 9 giugno a Perugia, alla Sala dei Notari, dove si era aperto questo ciclo di riflessioni. E oggi ci ritroviamo, diciamo così, a fare il punto della situazione. Tante cose sono state fatte, tante progettualità hanno già trovato una concreta realizzazione, per cui siamo lieti intanto di condividere il nostro percorso con la Presidente Tesei e dall'altro lato ci auguriamo di poter continuare con maggiore energia a perseguire questi importanti obiettivi di sostenibilità che non sono certamente solo economici, ma anche ambientali, territoriali e soprattutto volti alle persone che animano le nostre imprese e animano i territori che ci ospitano. Una delle sfumature al centro è stata se la sostenibilità e le sue regole possono portare del valore aggiunto alle imprese. Ma direi ormai fondamentale, no? Ne parlano tutti e credo che soprattutto per la nostra regione possa essere una chiave fondamentale per andare verso un'identità forte dell'Umbria, cuore verde d'Italia e forse di Europa. Un concetto questo che forse sul quale dovremmo riflettere per dare corpo a questa identità. E passare da una regione, diciamo così, minore invece a una regione che può guidare il cambiamento. Questo è un po' il senso di questa iniziativa. Ne sono molto contento di farla qui a Città di Castello, qui in Valtiberina, proprio perché questo territorio in qualche maniera potrebbe rappresentare un primo segno di cambiamento. Farlo in diretta relazione con le altre realtà territoriali umbre, con l'appoggio della Regione, in una logica di collaborazione fra imprese, enti pubblici e società civile, che è oramai fondamentale se si vogliono raggiungere degli obiettivi. Ma la sostenibilità è al centro anche dell'opera e delle politiche della Regione Umbria. La sostenibilità ambientale deve essere un segno distintivo della nostra regione. Non può essere solo uno slogan Umbria cuore verde d'Italia, ma io ritengo che è possibile conciliare l'economia, la vita, il vivere bene con una regione come la nostra. Quindi sicuramente ci vuole l'impegno di tutti e questo percorso lo possiamo fare, proprio insieme alle imprese.